Ok, ho capito Andrea che sei un budista e sei un velocista, ma pensi davvero di riuscire a battermi nella tempistica con questo pallino di 2 kg? Se proprio vogliamo dirla tutta, io ti avrei già battuto una volta. Quando? Al tuo raduno, all'America Graffiti, quest'inverno. Ah giusto, mi hai battuto nella tempistica di un pallino da 1 kg? Circa, direi di sì. Però c'è da dire che quella volta io stavo intrattenendo il pubblico, tu invece ti sei buttato sotto a mangiare immediatamente. Maledetto, non si fa. E non ti preoccupare che prendi picche anche questa volta. Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Martedì 13 agosto, le 3:12 del pomeriggio. Oggi nuova hamburger challenge. In molti di voi ultimamente mi hanno impallato la mia chat di Instagram consigliandomi un hamburger da 2 kg e sapete benissimo quanto mi piace accettare le sfide, soprattutto se sono food challenge. E infatti oggi mi trovo all'Evergreen, a Piove di Sacco, e sono appunto qui per sfidare questo panino da 2 kg. Mi trovo qui con Edo, il titolare. Ma Edoardo, dove sei? Come sempre devo usare la mia magia. Ciao Edoardo, finalmente ci conosciamo. Allora, mi vuoi presentare questa challenge? Vuoi spiegare gli ingredienti che andremo a usare? Mi vuoi dire la tempistica che occorre per distruggere questa challenge? La challenge consiste in un panino da circa 2 kg, 2,1 kg, potrebbe arrivare anche a 2,2 kg a seconda del calo del panino. Dopodiché andiamo ad avere come ingredienti fissi cheddar, bacon, 6 hamburger da 230 grammi da cucinare, quindi avranno un leggero calo. Dopodiché abbiamo 2 ingredienti a scelta dello sfidante che andranno a raggiungere il peso totale del panino. E che ingredienti è che posso aggiungere al panino? Puoi aggiungere qualsiasi ingrediente sia presente nel menù, a partire dai peperoni, zucchine, funghi, cipolla, insalata, pomodoro e così via, a seconda di quello che tu pensi sia più semplice per vincere la challenge anche. Hai un'ora di tempo, 60 minuti per vincere la challenge, il record attuale è di 50 minuti, non so se ce la farai perché insomma sei un po' piccolino di stazza, almeno rispetto a me, rispetto a quelli che ci hanno già provato. Edo, io non direi di essere così piccolo, guarda, siamo alti uguali. Oh, porca miseria, aspetta. Sono un po' più piccolo di te, Edo. Va bene, Edoardo, ad essere sincero, questa sfida, a parere mio, sembra molto facile. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta per perdere qualche challenge. E magari è questa. Io penso proprio di no. Dai, facciamo così, io te la rilancio. Se riesco a finirlo in meno di 30 minuti, mi offri anche il dolce. Pupa al mascarpone? Ci sta alla grande. Allora, che dici? Andiamo a vedere la cottura di questo panino? Dai, andiamo. Vogliamo. Ed eccoci finalmente in cucina, Edoardo. Allora, siamo pronti alla cottura di questo panino? Madonna. Ho già visto che hai preparato gli ingredienti sopra il tavolo, ma mi hai detto che potevo scegliere quello che volevo. Ma tu mi hai ordinato questo? Ah, hai ragione, scusa, l'abbiamo fatto a telecamere spente. Ti vedo con un coltello in mano. Wow, che bel pane. Questo è il nostro pane artigianale, disponibile in varie versioni. Questa è la versione focaccia, sempre artigianale, però col burro. Questi sono i nostri panini hamburger. Wow, che belli. Li riempirei di Nutella. Che differenza c'è tra questo pane e quello lì? Questo qui è un pane più leggero. Questo qua è una focaccia. Hai più aria all'interno. Hai meno sostanza grassa, perché non è pieno di burro, non è pieno di olio, cose simili. Quindi risulta anche più facile da mangiare. Per questo lo abbiniamo la challenge, mentre nel brunch artigianale, come ricetta tradizione vogliono, il burro la fa da padrone. Sarebbe molto più tosta, ma infatti questo è solo un assaggio di quello che possiamo fare. Pane tagliato, prossimo step, Edo. Prepariamo il bacon, prepariamo il formaggio e andiamo in piastra. Alla piastra! Ti ho preparato anche una sorpresa. Che sorpresa mi hai preparato? Puoi scegliere fra piastra greca di ferro o se no piastra in cromo, così ti puoi specchiare mentre fai da mangiare. Che differenza c'è? Questa è una cottura più lenta, perché non può andare alla temperatura di questa, però penetra più facilmente all'interno del manzo, della carne, eccetera. Questa qua è una cottura più brutale, tende a lasciare l'interno un po' più al sangue. Decidi tu. Ovviamente mi piace la carne al sangue, quindi direi la maniera brutale. E allora via. E partiamo subito con il pane. Così mi piace, bello bruschettato. Ah, ma il bacon lo cucini qui? Sì, sì. Allora usi due piastre. Il bacon puoi farlo dove vuoi, talmente sottile che... Può cucinare ovunque. Anche perché lo devi stracucinare, il bacon non lo puoi lasciare crudo, sennò non ti viene croccante e fa schifo. Come dicono i nostri amici junk foodie, il bacon buono scrocchierello. C'è chi lo frigge, però diciamo che tende a diventare un po' troppo duro dopo quando si raffredda. Mamma che profumo, Edo! Questa qua è pancetta fumicata old, quindi è invecchiata meno 6 mesi e quindi è molto più profumata, molto più stagionata. E si sente? Qualità! Sì, questo non lo paghi poco. Non è il pancettone stufato classico che usano in certi posti. Sentite lo sfrigolio, se non è food porn questo. Beh, Edoardo, che dire, sei un ninja da piastra. Ormai. Sì che sai fare svolazzare il bacon. Mettiamo da parte a 3/4 cottura, perché dopo lo andiamo a finire direttamente per metterlo bollente nel panino. Astuto. Vai con l'olio. Perché nel caso della piastra che hai scelto, l'olio è indispensabile, mentre quella cucina anche a secco. Diciamo che questa non è salutare come quella. Quella è per i vegani. Noi non siamo vegani, quindi restiamo da questa parte, grazie. Oh, ora della ciccia.
la voglio tenere al sangue. È il momento di costruire il mostro. Quindi sono 6 hamburger, Peppanino. Oh, le verdure che fanno sempre bene, giusto? Te mangi le verdure, Edoardo? In abbondanza. Grandissimo. In abbondanza, non ho mai fatto carestia. Esatto. Un po' di sale per salvare le arterie. Esatto, per accumulare un po' di ritenzione idrica che ci sta sempre. Tanto oramai ci sono abituato. Hai qualche soluzione per la ritenzione idrica? Bere tanto e sudare tanto, c'è nient'altro da fare. Beh, attualmente davanti a queste piastre stiamo un po' sudando, no? Questa attestarci 4 ore tutte le sere. È dura, vero Edo? Per il bene del popolo ci sacrifichiamo. Grandissimo, mi piace il tuo spirito di vita. Oh yeah. Siamo Yossi Sogrea. Sabato sera sono in forma. Una spolverata di verdure. Tempo di usare il nostro bel bacon scrocchiarello. Poi formaggio. Formaggio, andiamo ad aggiungere un po' di grassi a questo panino. Ovviamente cheddar. Non in sottilezza ma in filone, quindi cheddar vero. Così mi piace. La qualità prima di tutto, giusto Edo? Mamma mia che colori Edo, sono davvero fantastici . Sembra un arcobaleno di grassi. Sentiamo il tappo. Ah, ma non era finita la carne? No. Sembrava troppo semplice. Giusto giusto un po' di formaggio sopra delle arterie. Cheddar ci vuole, c'è poco da fare. Sì, mantiene il tutto insieme. Esatto, è tassativo. Due fogliette di insalata, tanto per... Tanto per rimanere healthy. Poca, perché non sono del team insalata. Pomodoro quanto ne vuoi? Mettili, sì, dai. Fanno un po' di scena, no? Adesso vediamo a che cosa siamo arrivati. Facciamo una prova di peso, perché mi sa che, visto l'ospite, ho esagerato. Ovviamente abbiamo già tarato a zero la bilancia, come potete vedere. 2 kg e 2 Edo. È più che perfetto. È magia questa. È magia. Questa è arte, eh. Allora, il primo panino è 2,197 kg, perfetto. Vediamo l'altro. Beh, Edo, se fai 2,2 kg anche questo, allora devo dire che sei veramente un genio. Bilancia tarata a zero. Edo, mi inchino a te. Complimenti. Grazie. Ed eccoci finalmente pronti sul mio terreno da battaglia con una nuova challenge. E con Andrea, ciao Andrea! Ciao Thomas! Ben ritrovato! Ben ritrovato! Allora, compagno di merende, siamo pronti ad affrontare questo panino da 2 kg? Direi proprio di sì. Sempre pronto? Abbastanza, come sempre. Anch'io mi sento davvero pronto perché sono super affamato. Come sempre, quindi, prima di cominciare vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questo gigante proprio qui sopra, in modo che possiate vedere quanto calorifico è questo panino. E per andare a accompagnare questo mostro proteico ci affideremo alla nostra vecchia amata Coca-Cola Zero. Cin cin. So refreshing. Pronti Andrea? Direi proprio di sì. No, manca solo una cosa. Cosa? Ninja alla tavola. Ed eccomi pronto ad affrontare una nuova challenge. E oggi sono in compagnia con 2 kg di panini. E sono in compagnia con il caro buon vecchio Andrea. Ciao. Riuscirò mai a distruggere questo panino entro un'ora? Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi Ninja alla tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome Gigi Thomas 1987. Come potete leggere qui sopra. E fatelo Ninja, fatelo. Grazie mille Andrea. Via le nostre maglie. Molto meglio. Uè Cicci, questo è un locale pubblico, maglietta. Scusa la maleducazione Edoardo. Anche perché è meglio non scherzare con Edoardo. Prima della sua stazza. Decisamente. E allora, sulle nostre maglie, molto meglio. Perfetto Andrea, possiamo partire o manca qualcosa? Direi che manca qualcosa. Le nostre salse. Io le metterei qui perché sennò nascondono i panini. Andrea, voi le posate, sì o no? Sì. Posate per Andrea? Poi magari non le uso, ma non si sa. Per me no, grazie, sono un animale. Per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre ho il mio timer, quindi già la tavola. 3, 2, 1, timer partito. You suck! Iniziamo bene, qua si vede. Perfetto. E Andrea, buona fortuna. Anche a te. Primo morso di questo mostro di hamburger challenge. Wow! Wow! Amazing! Davvero la carne si scioglie in bocca. Guardate che spettacolo, già. Guardate che spettacolo. Il bacon è fantastico. Mamma che bomba! Beh, direi che ne valsa la pena di farci tutta questa strada. Uè, bellino, si parla con la bocca piena, eh? Potete vedere i colori. Ammirate che spettacolo. Questa combinazione con peperoni, zucchine, cheddar, bacon. Tanta roba. Buona, vero Andrea? Davvero, davvero, davvero.
la verdura ci sta, grande. Peperoni soprattutto. Volete un morso, ninja tavola? No! Tutto mio! Beh, quello è tuo, questo è mio, eh? Non mi rubare le calorie. Stai sudando, Andrea? Porca miseria. Fa un caldo bestia oggi qua. Ci stai dando un litro di butto, Andrea? No. Comunque questo è una specie di tacos senza pane. Ma che roba. Salsa barbecue. Favoriti. So che è la tua salsa preferita. Andrea, però posso dire una cosa? Non puoi nascondere il panino ai nostri ninja a tavola. Deve essere paura che te lo rubano, no? La gente vuole vederci mangiare. La gente vuole vedere questo, Andrea. Con la salsa barbecue. Guardate che spettacolo, ninja. Guardate che filamenti. Mamma mia. Quanto adoro gli hamburger. Focus, focus, focus. Maledetto focus. Vabbè, Andrea, lasciamolo mangiare con calma. Ma noi vogliamo fare un bel focus prima. Oh, abbiamo perso le calorie. Eccolo qua il focus. Recuperate le calorie. Guardate che colori. Andrea, devi mettere il telefono in silenzioso. Sei rispettoso. Perdoni. Porca miseria. Alla terza suonata che ho pensato. Cazzo, allora. Comunque complimenti, si scioglie davvero in bocca. Seriamente, veramente buonissimo. Ottimo. La carne è favolosa. È da genovese il pane. Il pane è fantastico quello. Da noi si chiama marinara. Benissimo, buona la marinara a Genova. E se ve lo dice il genovese doc? Spostiamo un po' di grassi in questo qui. Si scioglie in bocca davvero? Ti sta la grande. Sta la grande. Qualche lire, cedere si sposa la grande. La salsa preferita. Ovviamente la salsa sì, la pena, non le usiamo. Non sia mai, la odio. Con tutto me stesso. Mandiamo Andrea. Senti pieno? No, ancora no. Guardate che colori in già tavola. Prendete uno screenshot di questo panino e mettetevelo come sfondo al vostro telefono. Perché merita un sacco. Guardate che spettacolo. Guardate che focus, ho perso la calorie. Preparate come sempre. E se dovete venire a sfidare questo panino, vi consiglio appunto di usare questa combinazione. Peperoni e zucchine, perché si sposa la grande con il cheddar. Si scioglie in bocca, non sto neanche bevendo. Un po' d'acqua. Posso avere un po' d'acqua naturale? Si servi. L'ultimo pezzo di proteina e di grassi. Vedo che ne hai fatti di miglioramenti dall'ultima volta. Vabbè Andrea, però adesso giochiamo in casa tua. Andiamo con il pane. La marinara. E guardate che roba ninja tavola. Questa è una coperta. Potrei coprire la testa e fare un bel panino, solo che non ho cervello. Primo morso di carboidrato. Molto buono. Pardon me. È caldo bello. Sei abituato a temperature molto più alte, forse. Molto più bassa? Molto più bassa, scusa. Non sono in capo coma, non ne ho neppure mangiati. Usi la tecnica paninazzo? Tipo piadina. Guarda che ho una brutta esperienza con le piadine. Se lasci alla fine il pezzo di hamburger non so se lo finirai. Mi stavi sì. Porca miseria. Pardon me? Ah, mia. Sorry. Bene, adesso io vado spazio nel tuo pancino. Pochino. Okay.
Inizia a essere troppo. Sergio Agostino, questo per farvi capire che 2 chili di hamburger non sono così semplici da affrontare. No, no. Nel caso abbiate problemi con i carboidrati, aggiungeteci della buona salsa BBQ. Che è la mia salsa preferita. Ed eccola qua, ninja, da me. Bruschetta con la salsa BBQ. Buonissimo. Pieno di peperoni. Non perdo calorie, però. No, brutto. Quello che sarà BBQ? Non sia mai caccia con il caldo. Odio il caldo. Invece oramai ci ho fatto il caldo. Parlo io. Anzi, mi passo un po' di piccante per favore. Solo qui. Però è ketchup, non è salsa piccante. Ketchup è piccante. Non sono del team ketchup. Ci siamo quasi in giallo, no? È tosto il caldo. Tosto, no? No, te. Però c'è dire una cosa, ma è tutto il viaggio che hai fatto. È anche una questione di abitudine. Non ce l'ho di vizio di mangiare roba. Pure un minutissimo. Però, nonostante sia bello tosto, l'importante è che sia buono ed è buonissimo. E che vada finito. Però ci proviamo, ma l'importante è che te lo stai godendo. Per ora me lo sto ancora godendo. Quello che mi darà veramente filo da torcere sarà il prodotto di un obese. Sono deciso se provare a stappare con una cocchina. Provaci. Ma quanto siamo a 20 minuti? 22 minuti. È il muro di 20 minuti. 2 minuti fa ero... Dai, vabbè, ancora 37 minuti per finirlo, però sappi che prenderai dolce solo alla mezz'ora. Ho scommesso così. Dopo un genovese, se vai, mi tocca pagare. Posso rompervi ancora un secondo? Posso avere una Coca Zero? Vediamo se la sua amica Coca Zero mi viene a dire. Scarpetta. Beh, andrai, io vado a chiudere intanto. Faccia pure. E con l'ultimo pezzo di pane genovese. Sì, mi pare genovese. Dichiaro concluso questa challenge. Questa, non abbiamo ancora detto come si chiama il panino, Edo. The Killer. Caspita, questa The Killer Challenge. Ma questa volta il killer sono io. Complimenti. Ah, grazie Andrea. Davvero. 25 minuti e 36 secondi. Ed ora rifacciamo ripartire il timer per Andrea. Ma Andrea, devi chiudere in un'ora, eh. Il pane è... Pardon you. Vai Andrea, distruggi questo pane per noi! Per cambiare ci vuole un po' di zucchero con il Nutella o qualcosa. Così lo butti giù il pane, perché cambia un po'... Vabbè Andrea, io nel frattempo ti frego un po' di acqua, scusami. Ehi, devi starmi sotto i 50 minuti, 32-33. Vai, vai, ce la fai. Tu mica. Sei pieno? Prova a usare un po' di salsa. Crema al caffè, magari. Crema al caffè? Stanno proponendo crema al caffè, non vale, io guardo. Sì. Beh, proviamo a ravvivare Andrea con un po' di gelato. Sì. Ecco, non vale, adesso devo guardare Andrea che si mangia il gelato. Ti farò perdonare. Ma grazie. Finisci prima, aspetti. Hai ragione, me lo merito. C'è fretta e poi... Com'è? Mamma mia, veramente. Maledetto. Buono. Non so se cambierà, ma è buonissimo. Io lo inzupperei. Dolce e salato. Vediamo un po'. No, questo sì che è food porn. Sono un po' invidioso, sinceramente. Eccolo qua, ninja da tavola, guardate che parlo ognuno! Comunque ho gocciolato tutto il tavolo. Ma ti scherzi? Ma ravvivato. Ti è arrivato, sì? Dai che va, ce l'hai quasi fatta, Andrea. Io ci aggiungerei un po' di senape adesso su quel pane. Mostarda, ancora meglio. Pardon you. Qual era, Edo, l'altro record? 50 minuti? 10 minuti, Andrea? Considerando che l'ho stoppato un minuto, ha detto Edo. Edo è fiscale, giustamente. Però io... Non si parla con la bocca piena, mal bucato. Però io l'ho aggiunta di questo, sono più calorie. L'hai voluto tu? Grazie Edo. In dialetto noi diciamo, detto visto a bici. E aia. Belin, finiamo sto panino, Belin. Belin, leggi, comunque. Bisogna ammettere che l'avevo sottovalutato. Infatti molte persone mi dicono sempre, 2 chilogrammi di panino. Venite. Venite, è aperto a tutti, no? Venite, provate. Ci sei Andrea? Fai la chiusura. Fai la chiusura Andrea. Sei sotto i 50, ti classifichi come secondo posto nella Hall of Fame. Bravo, impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Ma Andrea, devi mandare giù il boccone. Ottima idea la crema del caffè, ma salvato. Ah beh. Da gustarsela. 46 minuti e 17 secondi. Scusa Edo, 47 minuti e 17 secondi. Per il rotto della cuffia, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque penso proprio che la combinazione con la crema di caffè ti abbia salvato. Sì, sì, davvero. Dolce e salato, dovete provare. Che ben dici dell'hamburger? L'hamburger era veramente favoloso. Carne buonissima, il pane, sì, il genovese. Bacon con la funicatura così era... Ma il bacon scrocchiarello era la fine del mondo. Sono sicuro che i nostri amici di Junk Fully devono venire qui a provare questo panino. Beh Edo, io direi che siamo meritati il dolcetto, no? Che ne dici? Sì, ce l'ha.
fa. Ce la fai con spazio per il dolce? Ah, dolce, ah, sì. Allora siamo a posto, dai. Va bene, dai, puliamo un po' il tavolo. Tavolo pulito. Aspettiamo un dessert, dov'è? Eccoci qua. Grazie. E due. Coppa al mascarpone, Nutella e brownies. Coppa al mascarpone, Nutella e brownies. Direi eccellente. Andiamo a provarlo immediatamente. Andrea mi ha rovinato il focus. Ah. You suck. Ho perso calorie. Odio questo focus. Porca miseria. Ci siamo, ci siamo. Voglio fare un focus adeguato. Andrea si è messo il berrettino. Wow! Amazing! No, mi era buono! Mi ricorda qualcosa? No, aspetta. Voi. Lo fate voi, Edo? Complimentoni. E questo sarebbe il pezzo di brownies. Quanto duro il dolce? E quanto hai aspettato il dolce guardando me? Che buono, amore. Davvero. C'è sempre spazio per il dolce, ma per questo qua particolarmente. Soprattutto se c'è la Nutella di mezzo. È davvero un peccato finirlo. Cosa è combinato? La frequenza cardiaca. Hai battuti cardiaci alti? Prima. Ora no, sono abbassati. Mentre mangiavo l'ultimo pezzo. A quanto ce li avevi? 115. E adesso quanti hai di battuti cardiaci? 88, 87. Anch'io 89. Vabbè. Prima crisi nera. Sono i carboidrati. Sì. Guardate gli spettacoli. Non è andato in focus. Come no, sì? Sembrava di no. Volete un pezzettino di questo dolce? Mi già a tavola. Prima venite a provare a distruggere questa ciale, poi lo potrete gustare. È spazzolato? Almeno i supplementari t'ho battuto. L'ultimo bocconcino per me. Delizioso. Fantastico, davvero. Non mi resta che ringraziare Edoardo, il titolare appunto dell'Evergreen Burger, per averci preparato questa fantastica challenge e per averci offerto pure il dessert. Eccolo qui tra noi, il grande Edo. Ciao Edo. Eccoci qua. Però non vi ho detto che avete vinto anche un fantastico buono da 50 euro da consumare al locale, quando volete. Oh, dai, ma questo non lo sapevo. Adesso lo sai. Comunque grazie mille Edo, il panino era davvero fantastico. Qualità sempre. Qualità assoluta. Davvero. Ovviamente ringrazio anche Andrea per essere venuto dalla lontana Genova fino in Veneto per provare questa challenge. Allora, come ti è apparsa? Pensavo che fosse più semplice, non è impossibile, però io vi consiglio di venire sul serio perché è veramente buono, ma buono, buono, buono. Anche perché dovete provare a battere il mio record. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuto anche questo video. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome BGThomas1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo, ninja, fatelo. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo settimana prossima appunto con un nuovo video. E nel frattempo stay fit e stay hungry.